la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expedition Conquistador. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto i ribelli che abbiamo incontrato, erano principalmente quelli di Esteban, perché gli altri erano scappati, e stavamo tornando in città per andare a... abbiamo trovato di nuovo del metallo, noi avevamo bisogno di legname in realtà, ma vabbè, ci accampiamo qua sperando di trovare qualcosa durante la notte. Allora, conserva. No, dobbiamo dare del cibo da mangiare visto che abbiamo della carne. Allora, no, perché non mi fa vedere cos'è assegnato? Un'unità di carne, una di carne, due di carne. Al posto che due razioni mettiamo due di carne. Si è un po' buggato. Ce n'era uno ferito, quindi dovremmo sistemare un attimo il discorso. Al posto con un'unità di carne, no, appunto. Questo ha un'unità di carne, va bene. Questo ha un'unità di carne, un'unità di carne. No, perché una? È irremovibile, quindi direi due unità di carne. Lui ha una razione, mettiamo due unità di carne. Isabella Iruenes, un'unità di carne. Lui cos'ha? Una razione, due unità di carne. Questo coverce ne abbiamo. Allora, ok, Isabella non può fare niente. Trattamento facciamo assegnato Mazzetes. Ok, proteggere l'accampamento. Proteggere l'accampamento. No, no, non costruisco altri triboli però, eh. Ne abbiamo già 4. 3. 3 o 4. Torcia no. Io farei la barricata, ma non troviamo del legno. Quindi facciamo che... dobbiamo aumentare questa abilità qua. Facciamo così. Sei a cena con i tuoi uomini quando avverti delle grida improvvise provenire dalla giungla. Tutti balzano in piedi e imbracciano le armi. Cerca di scoprire l'origine. I rumori arrivano dal perimetro più esterno dell'accampamento, dove Antonio Velasquez e Alejandro Pintado sono stati assegnati di guardia. Con una manciata di uomini, ti affretti ad arrivare sul posto, ma è troppo tardi. Alejandro già c'è a terra in una pozza di sangue, respira a malapena e si stringe la ferita, una ferita allo stomaco. Antonio non si trova da nessuna parte. Che cosa è successo? Dov'è Antonio? Alejandro vi riesce a balbettare alcune parole. È stato Esteban. Quel hideputa ha rapito Antonio. Di là. Alejandro fa un debole gesto indicando la giungla. Madre de Dios, dobbiamo seguirli, venite. Incarichi un paio di servitori di riportare Alejandro dentro l'accampamento. Insieme ai tuoi uomini ti addentri nella giungla, cercando di seguire le impronte lasciate dagli stivali di Esteban e i suoi sulla terra molle. Anteponi la tempestività alla prudenza, corri qualche rischio durante il tragitto, ma presto raggiungi gli uomini di Esteban. Sono una mezza dozzina e ti stanno aspettando in una piccola radura davanti alle tende dell'accampamento che devono aver allestito prima di attaccarti. È un posto come un altro, dove avere una resa dei conti. Fermo dove siete, Julius. È il capitan Mazzetes che vi parla, Esteban. Esteban è impassibile. Non sto facendo questo per arrivare a voi, Julius. Questi sono tutti gli uomini che mi rimangono dopo che avete sterminato le mie truppe in quel dannato burrone, quando Leandra mi ha tradito, pugnalandomi alle spalle da vero bastardo egocentrico. Devo ingraziarmi Itaino, e Antonio è la mia garanzia. Presto non ti rimarranno più uomini. Chi mi segue e combatte al mio fianco è per me come un fratello o una sorella, ma non pensate che non sia in grado di compiere qualsiasi sacrificio necessario per la liberazione di Hispaniola. Esteban dice qualcosa al proprio secondo in comando e le sue truppe iniziano ad avanzare per la radura. Esteban si defila nell'accampamento per poi svanire nella giungla. Porca miseria, possiamo mica lanciarci così con mezza gente... No, ci manca anche il dottore? Che fine ha fatto il dottore?
Era forse lui che c'è mezzo morto. Oh, santi numi. Prendiamo Travino. Velasquez, forse è Velasquez che abbiamo trovato mezzo morto. Però ovviamente quello che abbiamo tirato su di livello. Hai non attrezzatura? Ma gliel'avevo data l'attrezzatura lui. E invece i Ruenes togliamo l'equipaggiamento e lo diamo a chi che abbiamo selezionato? Ruiz, a Trevino. Ah, ma ne abbiamo altro di equipaggiamento. Lui cos'è? Lui è un soldato, gli do anche una roba qua, oltre che in difesa. Un po' di difesa non fanno male neanche a lui. E lui, visto che lo prendiamo, mettigli un po' di difesa. No, toglierei allora una difesa a lui. Una difesa a lui per darla al dottore. Ci proviamo, porca mannaggia. Sono un po' preoccupato. Un po' molto preoccupato. Aia, quanti sono? 1, 3, 4, 5, 6. Più altre dietro? O sono solo quei 6? No, forse sono solo quei 6. Allora io ci addenserei un attimo qua dietro. Allora, il dottore è qua. Abbiamo un solo cacciatore, quindi dobbiamo fare attenzione. Farei così e cos'ha. Così qua il dottore è un pochettino più tutelato da quel lato, ok. Non abbiamo neanche quello più potente di cacciatore, abbiamo quello più scarso. 5%, 5%, no, io direi che aspettiamo a questo punto. Come fai? Come puoi pensare di beccarci? Se hai una penalità, sei al buio. Ah, lui forse non è in luce, però, eh. Allora, avanzo qua. 58%, buono. Mancato di brutto. E anche loro sono molto solo difensivo, eh. Qua mi sarebbero servite delle torce, probabilmente. Yeah. Guerra super di trincea questa, eh. Yes. Se riusciamo a prenderci un vantaggio non è niente male, perché altrimenti sono più forti loro. Ho paura. Aia! Mi ha preso sto giro.
quello avanza. Mi sa che ha fatto la cavolata avanzando, perché adesso lo possiamo tirare giù molto più easy. Allora. No, però lui è vicino alla luce, quindi se mi avvicino troppo è un gran pasticcio. Allora io faccio così, faccio cos'ha? Faccio cos'ha? Faccio così, faccio cos'ha? Proviamo a colpire. Presa. E indietreggio. Più che altro il problema è che se lo attaccavo là andavo alla luce, quindi. Ah, ok, visto che se n'è andato via lui perché voleva proprio tirarmi davanti alla luce. Ah, quello è venuto ad attaccarmi addosso. Aia. 24. Là hanno una copertura parziale però, eh. Potrei cercare di prenderne uno da dietro, ma mi resto più esposto. Allora, quindi facciamo così. Quello mi è un po' esposto, però così potrei forse tirarlo giù, no? Da qua riescono a una copertura totale. Se sposto lui. Copertura totale. Se mi muovo qua. No, ci va. Vai. Come ha fatto a mancarlo con l'82%? Allora chi è che non sta bene? Lui. Allora andiamo a fare una cura a lui. Ok, l'altra anche cura. Però ne hanno perso un uomo. Quasi, quello là. Stordito, aia. Aia. Aia, molto grave, molto grave. Con questo riesco a togliergli lo stordimento, non lo so. Sì. Splendido. Allora, tu spara. Oh. Se mi avvicino là, però vado in luce, alla luce. Quindi io direi che. Dottore, spostati qua. Tu vai qua e prendilo di lato. Fai che stordire allora. Così magari riesco anche a. Ah no, però non può attaccare. Ok, non può comunque attaccare anche se gli ho tolto lo stordimento. Aia. Mancato perché sono al buio. Mi fossi messo alla luce mi avrebbe tirato giù. Non è curarlo, che se no mi ci muore quello. Ok. Potrei provare a fare la sortita della vita, però secondo me. Vabbè, proviamo a tirare giù quello, eh. Ho solo il 58%, ma. Ok. Buono, è indietreggio. No, dobbiamo andare a. Basta difensiva. Dobbiamo fare il giro dall'altro lato.
Oh, io farei così, e ora che lo espongo un po', ma... Aia. Lui è l'esploratore, quindi corre tanto. Potrei fargli fare il giro di qua. Poi però non riesce più a muoversi, mi sa, eh. Facciamo così, allora vado. No, là non ci arriva perché c'è l'altro che blocca. Faccio che stordire con lui di così. Ah no, non ci arriva? No. Neanche lui. Mi sa che arrivano solo gli altri. Però facciamo che fare il giro e basta, semplicemente. Allora. Ehi? No, non mi fa più selezionare niente. Ah, ok, perché avevo lasciato l'abilità là. Scusa, allora lui ci arriva a steccarlo. Questo è l'esploratore, quindi non posso. Riesco a stordirlo? No, ok. Oh, niente, direi che facciamo il giro di qua. Per evitare di stare troppo alla luce. Andiamo di qua. Andiamo con lui così. Tu riesci a ristabilire lui. Ok. E tu vai qua. A protezione del dottore. Sta curando di nuovo. Ne hanno persi solo due. Ok. Ah, si è allontanato, infatti. Mi sembrava strano che si avvicinasse così tanto. Vai. Allora, io adesso proverei. Stordisci questo. Qui ci va con l'esploratore. Vado qua e con lui faccio che... Potrei andare a ristabilire l'altro, effettivamente. Allora. Perché questo avercelo in vita sarebbe molto importante. È vero che il dottore è un po' messo male, ma speriamo che ci regga almeno fino alla fine dello scontro. Ok, vada così. Aia. Ok, la dottoressa si allontana. Quello mi figlia il dottore. Eh sì. Quello come me. Allora, io stordirei questo. Poi cercherei di tirare giù questo qua. Posso... Con quella posso arrivare là? No, eh. Però con questo potrei passargli alle spalle, ma mi conviene di... No. Con lui non ho... Potrei provarci. Penalità per buio, ma... Aia, non è morto. Lui non ci arriva. Ok, vai qua a coprire la linea di tiro sul dottore. E dottore, vai a ristabilire lui. A ristabilire, a curare in realtà. Aia.
Aia. No, ma ha rischiato tantissimo perché fare i due tiri con così poca precisione con la penalità del buio è un po' una pazzia, a mio parere. Allora, tiriamo giù questo. Ok. Andiamo su questo. Ancora vivo. Però eviterei di tirare giù quello, andrei a tirare giù questo. Vediamo se con lui riesco a tirare giù questo. Allora, mi metto qua e sparo da qua. Vediamo se... Yes! Il dottore lo metterei via, magari, eh. Che se me lo tirano giù sono guai. Si è messo abbastanza bene per ora, quindi non dobbiamo prendere troppi rischi. Allora, tiro giù ste barricate. Tiro giù ste barricate. È parzialmente coperto. Se mi metto qua sono la luce, no. Yes, preso. Tiralo giù, ok. Devo attaccare queste barricate. No, i triboli. Porca miseria, niente. Non potrei ristabilirlo per sempre. Diciamo che la partita è andata. Ok. Dottoressa, siamo in un tête-à-tête. No, i triboli, stupido, sì che c'erano i triboli là per forza. Ma mettiti qua, almeno così il dottore forse no, no, non ci arriva là a curare. Vabbè, ma mettiti qua, dottore, tanto dovresti essere fuori dal tiro. Così puoi curare lui. Ok. Farei qua e qua. Aspetta l'esploratore, riesce a fare il giro lungo, sì. Ah no, i triboli. Ma ci arriva lo stesso. Che lavorone! E Ceveria perché ha perso un equipaggiamento? Ah, 400 unità di tesoro, 5 unità di legname e 2 lanterne. Dopo aver eliminato tutti gli uomini di Esteban, le tue truppe perquisiscono i corpi e le tende alla ricerca di attrezzature utili e oggetti personali di valore. Il bottino è più ricco di quanto immaginavi e include una coppia di lanterne a olio che potrebbero servire come proiettili durante la battaglia. Uno dei tuoi uomini si inoltra nella giungla alla ricerca di Esteban, ma fa presto ritorno. Esteban è ormai sparito. Al tuo ritorno, tutto l'accampamento viene presto informato degli eventi accaduti nella giungla. Carlos Zaraga viene da te e chiede attenzione. Esiste una sola tribù su Hispaniola a cui Esteban Gallego potrebbe chiedere aiuto. Vi ricordate quel luogo di culto deserto che abbiamo trovato sulle montagne della costa settentrionale? I caribe che lo utilizzano sono gli unici che Esteban potrebbe usare contro di noi. I Taino sono sempre stati piuttosto ospitali e amichevoli con noi da quando Colombo è arrivato, e perciò facili da sottomettere. I Caribe si sono sempre opposti alla nostra presenza sull'isola e sono riusciti a sfuggire al nostro dominio. Ma perché Esteban ha bisogno di Antonio per trattare con loro? Carlos assume un'espressione cupa. I Caribe sono tradizionalmente dediti al cannibalismo e al sacrificio umano. Portagli uno dei loro oppressori come vittima sacrificale per i loro dei pagani? Beh, verrà visto con un enorme regalo. Dopo una mossa del genere seguiranno Esteban ovunque. Quanto tempo abbiamo? La luna sarà piena tra 2 settimane, allora avrà luogo il sacrificio, immagino. Ho 13 giorni per arrivare là.
Mi sa che mi conviene andare direttamente, perché se passo di sotto è un po' glitchato, tutto strano. No, metti l'indicatore su quello del sacrificio. Salviamo. Dove essere la nostra squadra? Irwenes è ferita. Velasquez è stato rapito. E Pintado è abbastanza grave. Vabbè, io vi ringrazio per la visione. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.